Boa tarde, gente. Estamos todos bem? Vamos começar agora, já está aqui gravando. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui já é o nosso terceiro dia da nossa dual com a Garofalo. Muito obrigado a todos que estão hoje aqui conosco. Em nome da Anima, da área de turismo e hospitalidade, eu dou meu muito obrigado aqui a todos que estão hoje. Carmen, Marilena, thank you so much for the partnership. You are very special to all of us. Rosa, está por aí? Consegue nos escutar? Não? Então, Rosa, quando puder, acho que ela caiu. Rosa, quando puder, ela volta e dá um oi para todos. Valentina. Vamos lá. Olá, posso Rosa falar voltou. Ainda? Pode sim, Rosa. Fique à vontade. A tecnologia, desculpa, está sendo traduzido? Tá? Ainda não. Ah, tá. Mas a gente já está no ar, é isso? Isso, já está sendo gravado. Tá isso. Bom. Boa tarde a todos, alunos, bem-vindos, nossos parceiros da Garofalo, bem-vindos, nossos parceiros da Itália, nossa parceira do Brasil, Valentina. E eu queria que todos vocês aproveitassem muito, muito, muito essa possibilidade dessa dual internacional. Hoje a gente vai ter uma aula show aí com muitas novidades, com tudo diretamente da Itália. E muito, muito obrigada por essa possibilidade. Por favor, aproveitem muito. Uma boa aula a todos. Obrigada. A partir de agora, Valentina e aos demais, eu gostaria que se possível, fosse falado entre 3, 4 frases no máximo, para que a Ornella pudesse traduzir, tanto para que o pessoal da Itália entenda, como para o pessoal do Brasil entenda. Tá bom, gente? Valentina, boa tarde, obrigado. Cosa il professor André stava dicendo, e se possibilmente parlare, dire 3 o 4 frasi affinché io possa tradurre nel miglior modo possibile, anche per non perdere il filo. Ok. Ok. Sim, podemos continuar, né? Valentina ou Carmen agora? Está sem som, Valentina. Carmen, adesso sì. Agora. Ok, benvenuti a tutti e buonasera. Finalmente avremo la possibilità di parlarvi un po' di Garofalo e di farvi immergere in quella che è la fabbrica, la produzione della pasta. Io lavoro in Garofalo da 10 anni e comunque ancora dopo 10 anni, ogni volta che entro all'interno della fabbrica e del pastificio, il profumo della pasta, tutta quella magia che c'è intorno alla produzione della pasta continua ad affascinarmi. Bem-vindos a todos, obrigado por essa possibilidade de nós apresentarmos a empresa Garofalo, onde é produzido o macarrão. Eu trabalho nessa empresa há 10 anos e mesmo assim, mesmo depois de 10 anos, quando eu entro na fábrica, eu me sinto ainda muito fascinada pelo perfume, pela magia que a massa, que o macarrão proporciona. Il programma di oggi prevede un vostro breve tour all'interno della fabbrica. E dopo questo tour che ci verrà presentato dalla nostra collega Lucia,
andremo a parlarvi un po' di Garofalo, della storia, della qualità, della visione di questa meravigliosa fabbrica. Hoje a programação é apresentar a empresa para vocês através de um vídeo, através de um tour, e depois a senhora Lucia vai nos falar da missão e da magia que essa maravilhosa fábrica proporciona. Perfetto, allora se siete pronti, passerei la parola a Lucia. Buon tour, ci vediamo più tardi per le domande e divertitevi. Vou passar a palavra para a Lucia e ela vai apresentar o tour. Eu volto mais tarde para as perguntas e espero que vocês se divirtam. Buongiorno, comincio? Sim. Tutto ha inizio dalla semola e dall'acqua, ovvero da ciò che serve per produrre la pasta e non si necessita di altro. La semola si ottiene dalla macinazione del grano duro, attività svolta dai mulini situati in Italia, prevalentemente in Puglia. La nostra acqua invece è estratta da un pozzo a 150 metri di profondità e ha determinate caratteristiche di durezza e di purezza. Tutto tem inizio da semola e da água, ou seja, tutto o que è necessario per produzire la massa. É isso, não é necessário mais nada. A sêmola se obtém da moagem do trigo duro e a atividade é desenvolvida prevalentemente em moinhos na Itália e especialmente na região Puglia. A água é extraída de um poço que tem 150 metros de profundidade e é tratada para garantir determinadas características de dureza e é purificada. A qualidade principal da sêmola para o objetivo de produzir uma boa massa é o conteúdo de glúten e de sua qualidade. La semola arriva in grosse cisterne dalla capacità di circa 30.000 kg. All'arrivo subiscono un'ispezione igienica per verificare le condizioni del mezzo e per effettuare un campionamento. Nel video l'operatore che effettua il prelievo. A sêmola é entregue à empresa mediante cisternas que transportam a mais ou menos 30 mil quilos. E na chegada é realizada uma inspeção higiênica para verificar as condições higiênicas tanto da cisterna para efetuar uma amostragem. Aqui nós podemos ver o operador que está recebendo a amostragem. L'operatore preposto all'accettazione prende il campione e lo versa all'interno di un apposito apparecchio a infrarossi, che è il NIR, che ci serve per valutare la conformità della semola a determinate specifiche stabilite per legge o da capitolati con i fornitori. In particolare vengono rilevati dei parametri chimico-fisici come il contenuto di acqua, la frazione proteica e quella inorganica, ossia il contenuto in ceneri, e la quantità e la qualità di glutine, oltre che il colore della semola. Num primeiro controle da sêmola é efetuado pelos próprios operadores que cuidam da aceitação, mediante um instrumento que é chamado NIR, que é de raios infravermelhos, que permite verificar rapidamente a conformidade da sêmola e determinadas especificações estabelecidas por lei ou por normas. Em particular, são pré-elevados, são retirados parâmetros químicos físicos, como o conteúdo de água, a fração proteica e aquela inorgânica, a quantidade de glúten, o índice de glúten e a cor. La semola accettata mediante dei compressori viene inviata a dei silos di stoccaggio che hanno delle capacità variabili dalle 50 alle 90 tonnellate di semola cada uno, per una capacità complessiva di stoccaggio di oltre 2.000 tonnellate. Contestualmente questi campioni accettati vengono mandati all'interno dei laboratori, che provvederanno ad effettuare nuovamente le analisi chimico-fisiche e microbiologiche.
Contestualmente, a sêmola é aceita e enviada em laboratório que efetua análises adicionais, com o objetivo de confirmar a qualidade da matéria-prima. Acertada essa conformidade da sêmola, procede-se com o descarregamento em silos de estocagem, que são grandes containers de aço que permitem a estocagem de 50 a 90 toneladas cada um. Para a capacidade total de estocagem de aproximadamente 2 mil toneladas, que depois estão todas, a amostragem é enviada para laboratório para efetuar outros controles. Nel laboratorio sono eseguiti controlli continui su tutto ciò che entra ed esce dalla produzione, quindi sulle semole, ma anche sull'acqua, sul prodotto finito. E sui semi lavorati, quindi il prodotto viene analizzato in tutte le fasi di processo. Il controllo più importante è senza dubbio la verifica del glutine, sia quantitativa che qualitativa, che avviene mediante estrazione della frazione proteica insolubile, cioè delle gliadine e delle glutenine, con un apposito macchinario che è il Glutomatic System, e che anche manualmente. E che consente di rilevare la quantità di questo, in effetti, reticolo viscoso ed elastico di natura proteica che è responsabile dell'elasticità e della tenacità del prodotto, cioè due parametri che hanno un rapporto diretto con la principale prestazione che è richiesta alla pasta, ossia che tenga in cottura e che sia quindi al dente. O controle mais importante é a verificação do glúten, que acontece mediante a extração de uma fração proteica insolúvel, que são A as comida gliadinas não, falou. e as gluteninas, com um maquinário apropriado, que se chama Glutomatic, que permite estabelecer quantidade e qualidade. O glúten é um retículo viscoso elástico de natureza proteica e que dele dependem a elasticidade e a tenacidade do produto, que são dois parâmetros que têm uma relação direta com o principal desempenho solicitado para que a massa seja considerada al dente, isto é, no ponto, e que mantenha o cozimento. Noi diamo molta importanza alla forma, per questo eseguiamo vari controlli con calibri e micrometri per determinare parametri come la lunghezza, lo spessore o il diametro. Ma il controllo senza dubbio più importante è rappresentato dalla valutazione della texture, effettuata mediante un dinamometro che presenta un dente meccanico, una sonda che imita la masticazione, e che imprime nel tempo una forza che consente di misurare la resistenza del filo di pasta cotto alla rottura, generando una curva il cui picco corrisponde al punto di rottura. Più alto è il picco, maggiore sarà la tenacità del nostro prodotto. Justamente porque a forma é tão importante, são realizados diversos controles que visam a estabelecer a espessura da massa, o comprimento, o diâmetro e outras características. Mas o verdadeiro momento de validação da excelência desejada é representado pela avaliação das texturas, efetuada mediante um dinamômetro que apresenta um dente mecânico, que é uma sonda que imita a mastigação e que imprime no tempo uma força, medindo a resistência do fio da massa cozido até o rompimento, gerando uma curva cujo pico corresponde ao ponto de ruptura. La semola stoccata viene setacciata all'interno di plansister e poi, diciamo, in questo modo, questi plansister vanno ad alimentare le nostre preste, le nostre vasche di impastamento. È qui che comincia la fase di impasto vera e propria all'interno di grosse vasche dotate di pale meccaniche rotanti. È in questo momento che si forma il glutine, l'importante reticolo di natura proteica di cui parlavamo prima. A sêmola estocada, ela é peneirada nesses plansister e depois enviada para bandejas onde a massa é trabalhada. A produção é então ativada
com pedidos transferidos automaticamente na fábrica e ativam os processos de transferência das sêmulas dos silos de estocagem para essas bandejas de amassar, né? Toda a fábrica é governada por um sistema de informação integrado. Sim, la produzione si attiva con ordini trasferiti automaticamente in fabbrica. Tutta la fabbrica è governata da un sistema informativo integrato che gestisce la comunicazione a vari livelli, quindi dall'acquisizione dell'ordine al cliente fino al trasferimento alla fabbrica e al confezionamento e al rilascio poi degli ordini al magazzino per la spedizione del prodotto. L'impasto, impastato per circa 20 minuti, viene poi estruso. L'estrusione... A produção é ativada com ordens que são pedidos transferidos automaticamente na fábrica e ativam os processos de transferência das sêmulas dos silos de estocagem para essas bandejas de amassamento, digamos, de trabalhar a massa. E toda a fábrica ela é governada por um sistema informativo integrado que administra a comunicação em vários níveis, desde a aquisição do pedido do cliente, a transferência para a fábrica desses pedidos de produção e de embalagem, até a entrega na expedição do produto ao cliente. E essa massa ela é normalmente trabalhada durante 20 minutos. Il processo di estrusione, che avviene mediante una vite che carica e compatta una materia informe, consente di trasferire l'impasto informe alla trafila. In questo modo, da una massa informe si ottengono delle bellissime forme di pasta, che sono lo spaghetto, il vermicello, la linguina, per citare delle paste lunghe, o paste corte come la penna, il fusillo, il rigatone o anche nidi, come nel caso della nostra linea di pasta speciale. Então, o trabalho com a massa, depois desses 20 minutos, é passado por um processo de extrusão. E a energia mecânica e o contato entre a sêmola e a água se gera num retículo glutínico que engloba os grânulos de amido hidratados e depois, então, é tudo processado e as linhas de produção que... acabam tendo, trabalhando vários tipos de massa, por exemplo, as penne, como nós conhecemos, os rigatoni, fusilli, e também a massa longa, que são os espaguetes, as linguinas, os vermicelli, e também a produção de ninhos, que são que é a produção de massas especiais. Abbiamo 9 linee di pasta, 5 di pasta corta, 3 di pasta lunga e una di pasta speciale che vedete qui in video. In particolare abbiamo una sfoglia che viene tagliata in piccole fettucce che finiscono all'interno di cilindri. Le fettucce vengono poi soffiate per dar luogo a questi meravigliosi nidi. Produciamo circa 150 formati e ognuno ha la sua ragion d'essere. Per esempio, il capellino non amerebbe accompagnarsi con una cozza, così come è difficile immaginarsi un vermicello in brodo. La capacità nominale di produzione è elevatissima, parliamo di circa 800 tonnellate prodotte nell'arco delle 24 ore. In pratica in Campania siamo 5 milioni di abitanti, potremmo offrire un piatto di pasta al giorno ad ogni abitante, compreso anche qualche abitante del Lazio. As linhas de produção são 9, das quais 5 são dedicadas à produção de massa curta, portanto, penne, rigatoni, fusilli, e 3 massa longa, espaguete, linguine, vermicelli. E depois existe uma outra massa que ela é toda cortada em fatiazinhas e que acaba resultando nesses maravilhosos ninhos. A capacidade total nominal da produção é de aproximadamente 800 toneladas por dia. Vale dizer que, como na região Campania existem 5 milhões de habitantes, poderia ser fornecida uma refeição de massa para cada habitante dessa região, inclusive convidando algumas pessoas de uma outra região vizinha que é chamada Lazio.
E essas massas todas, elas têm uma... o formato de todas essas massas tem uma razão de ser. Por exemplo, uma massa muito fininha, ela não se acompanha bem com os mexilhões, por exemplo, como também a massa tipo cabelo de anjo, ela não vai bem no caldo. Tá? Então, toda massa tem a sua razão de ser, todo tipo de massa tem a sua razão de ser. Dopo la trafilazione si compie la magia della pasta. La pasta ormai formata segue il suo percorso all'interno dei grossi tunnel di essiccazione. Questo è un formato di pasta corta che quindi dopo la trafilazione finisce sul trabatto per andare poi a riempire delle vaschette e tramite degli elevatori finisce all'interno delle gallerie di essiccazione. La trafila in effetti è ciò che firma la pasta. Abbiamo trafile con inserti al bronzo o con inserti al teflon. Le trafile al bronzo rappresentano un modo di trafilare molto antico che conferisce alla pasta una certa rugosità grazie all'elevato attrito generato. Mentre la pasta trafilata al teflon, secondo una metodica più moderna, è una pasta molto più liscia e dalla superficie gialla e brillante. Depois a massa passa por uma trefiladeira. A trefiladeira é que dá a forma à massa. De uma matéria informe, sem forma, nós obtemos esplêndidas formas. E existem a trefiladeira feita com a trefiladeira de bronze, que é um processo mais antigo e que é diferenciada das mais modernas, que usam o teflon para formar essas inserções. A trefilação no bronze é de um modo tradicional de trabalhar a massa e o metal transfere nessa fase de intrusão uma leve rugosidade ao formato, graças ao atrito que cria. E na trefilação mas com o teflon mais moderna, a massa ela é lisa e tem uma cor amarelo brilhante. La pasta successivamente finisce dopo il suo percorso nel tunnel di essiccazione passerà da un 30% d'acqua a un 12,5%. Questo è un valore definito per legge che assicura la conservabilità del prodotto, evitando quindi rischi dal punto di vista microbiologico. La pasta viene poi raffreddata a 25 gradi centigradi e finisce, nel caso delle paste corte, all'interno di grossi silos di stoccaggio, mentre nel caso delle paste lunghe avanza sulle canne andando a riempire dei piani di accumulo, così come tramite i telai continuerà il suo viaggio la pasta al nido. La pasta lunga viene così trasportata dai piani di accumulo su di una sfilatrice e qui, come vediamo dal video, verrà tagliata in due fili e rimosse le teste e le code. Quindi gli archetti verranno allontanati e i fili di pasta continueranno il loro percorso all'interno di questo elevatore a tasse. A massa fresca entra in grandi containers per essere seca e per estrair a água mediante ar quente, úmido e trazer diminuir a água de 30% a um valor de 12,5%, que é um valor estabelecido por lei. Esse valor garante a conservabilidade e a estabilidade da massa. A massa longa é transportada através de um processo de secagem mediante varetas, digamos assim, onde o produto é pendurado e depois ele é cortado, cortam a parte dos arcos e a parte inferior. E ela continua sendo transportada nessas esteiras. A massa é
então, seca, em temperaturas que permitam respeitar a qualidade do trigo e que não superem os 85 graus. La pasta essiccata, come dicevamo, per tempi che vanno dalle 4 ore per le paste corte alle 14 per le paste lunghe, è pronta quindi per essere confezionata. La pasta finita all'interno di vaschette verrà pesata sulle apposite bilance e verrà formato il pacchetto all'atto del riempimento, quindi pesato e formato il pacchetto. Abbiamo anche dei sistemi di controlpeso, dei metal detector che ci consentono di evitare criticità, quindi la presenza di acciaio, materiale ferroso, non ferroso all'interno dei pacchetti. E questo sistema quindi ci permette di avere sempre un controllo costante grazie a registrazioni che vengono effettuate in continuo e a metodi validati. Questo è un confezionamento di una pasta corta che prosegue allo stesso modo all'interno della giostra di confezionamento. Quindi i pacchetti a questo punto giungeranno alla fardellatrice che provvederà ad aprire i cartoni e inserire i pacchetti all'interno. O tempo de secagem varia em relação aos formatos, né? Vai de 4 horas para a produção da massa curta até 14 horas para a produção da massa longa. Depois, essa massa ela é enviada para a embalagem, que consiste em colocar a massa em um saquinho, que pode ser de plástico, de papel, de formas diferentes. O processo continua claramente, sem que o operador toque, né, na massa. E todas essas confecções, todas essas embalagens passam por um controle que verifica a conformidade do peso da confecção da embalagem individual e do respectivo lote, para depois passar através de um detector de metais que detecta uma eventual presença de corpos metálicos. O funcionamento desses equipamentos é continuamente monitorado para garantir a confiabilidade do controle caso alguma irregolarità sia registrata. Questo è il confezionamento della pasta speciale, cioè della pasta al nido, che procede allo stesso modo. La pasta non toccata dall'operatore viene pesata su queste bilance e poi viene mandato, in base alla pezzatura, all'interno di pacchetti che possono essere in plastica o possono essere pacchetti di carta. Abbiamo differenti modalità di confezionamento a doppio fondo, a fondo quadro, a cuscino, ma in ogni caso poi tutti i pacchetti, che sia di pasta lunga, corta o speciale, come dicevamo, vengono messi all'interno di cartoni e questi cartoni continueranno il loro magico viaggio dopo aver subito, ovviamente, come dicevamo, tutta una serie di controlli. Ecco, qui vengono pesati, poi vengono passati al metal detector, che, come dicevamo, è il nostro punto di controllo, e continuano il loro viaggio salendo attraverso degli elevatori per finire poi alla pallettizzazione. Come vediamo qui, il cartone viene pesato, quindi abbiamo un altro sistema di controlpeso per il cartone e poi continua il suo viaggio su queste giostre, su queste rulliere che li trasportano alla pallettizzazione. Qui entrano i bancali vuoti ed escono bancali che vanno a costituire un mosaico a seconda poi della grandezza del cartone. I bancali vengono appositamente imballati e su di ognuno viene apposta l'etichetta con tutte le informazioni necessarie. A questo punto il bancale è pronto per essere pesato e finire nel magazzino automatico. Todas as embalagens, elas passam por um controle de peso que verifica a conformidade do peso e do respectivo lote. Como já foi dito, ele passa depois por um detector de metais para detectar justamente a presença de corpos metálicos ou alguma outra, alguma coisa que não esteja em conformidade com as solicitações. Os
pacotes, eles são colocados, então, numa grande caixa, que é de uma instalação que se chama Instalação para Grandes Volumes, que abre a caixa, recoloca os pacotes e o devolve fechado com uma fita adesiva com todos os dados de identificação necessários. E através de apropriados elevadores, essas caixas são levadas até uma determinada altura e, mediante esteiros de transporte, são transferidos para a composição de pallets. Todo produto tem um próprio esquema de composição na base das medidas da caixa, chegam os pallets vazios e saem os pallets, são compostos com um número de caixas pré-definido. O pallet, então, é enfaixado com um filme extensível para assegurar a estabilidade do produto e depois é enviado para os depósitos automáticos. Sulla base degli ordini dei clienti, i pallet saranno inviati dal magazzino automatico che li sistema secondo le sue regole per poter essere poi prelevati al momento opportuno e caricati sui camion. Quindi il prodotto andrà a viaggiare nei camion subalcali o posizionato in singoli cartoni all'interno dei nostri contenitori. E qui finisce il nostro magico viaggio. O pallet viaja sobre esteiras que tem uma perfeita, que tem perfeito conhecimento do código e que estão transportando. Transfere, então, dentro do depósito automático, esse depósito que tem plena autonomia, segundo as próprias regras, pega esse carregamento e estabelece em qual local deve ser conservado. Em base aos pedidos dos clientes, os pallets, então, serão retirados no momento oportuno e serão enviados para a expedição. O produto viaja em caminhões sobre bancadas ou posicionados em caixas individuais dentro de grandes containers. E aqui acaba a nossa viagem mágica pela fábrica. Que maravilha, hein, gente? Ornella, nós temos duas perguntas aqui já para você emendar com o vídeo. Você já pergunta para ir para ela. Primeira pergunta é sobre a compra da sêmola, se é feita em toda a Itália, só na região de Gragnano. E a outra pergunta é a respeito do controle de umidade, como ela é feita, desde a armazenagem até o produto pronto. Allora, la domanda è se la semola è acquistata soltanto nella regione lì vicino a Gragnano o in tutta l'Italia, dove acquistate questa semola e il controllo, come è fatto, come è realizzato il controllo dell'umidità? Allora, sì, grazie per la domanda. La semola di grano duro viene molita qui in Italia. Ho citato la regione Puglia, ma parliamo anche della Sicilia, della Campania stessa, quindi non soltanto in quella regione lì. E la semola acquistata viene, come dicevamo, sottoposta poi a delle analisi chimico-fisiche al di là del NIR, che serve soltanto per un controllo in accettazione, ma tutti i parametri vengono rivalutati nuovamente all'interno del laboratorio. In particolare l'umidità viene valutata mediante l'utilizzo di termobilance, quindi 10 grammi di campione per 10 minuti sono sottoposti a temperature che vanno intorno ai 150 gradi centigradi, e questo ci consente appunto di ottenere il valore di umidità, quindi dell'acqua estratta dal prodotto. A semola di trigo duro, então, è comprata non somente na região Campania, ma Puglia, Sicilia, e depois è submetido a análises físico-químicas e todos os parâmetros que são necessários. São avaliados, então, em laboratório e são colocados em termobalanças. Por exemplo, 10 gramas de sêmola por uma duração de 10 minutos, que chega a 150 graus e permite, então, obter o valor da umidade ideal.
Volevo solo aggiungere una cosa in merito alla provenienza della semola. Per la vostra domanda, dove acquistiamo la semola? Come Lucia ci diceva, viene molita in Italia, in Puglia e in altre regioni d'Italia. Ma la provenienza della semola e quindi del grano più che altro che noi acquistiamo è prevalentemente da tutte le zone più aride, che consentono di avere un'alta qualità del grano duro, della semola di conseguenza, e una grande forza del glutine. Questo vuol dire dalle zone dell'Arizona, dall'Australia e dall'Italia, quando ci sono le condizioni climatiche che consentono di avere la semola eccellente che Garofalo necessita. Esattamente, è solo la semola ad essere italiana, il grano ha differenti provenienze. A semola ela è italiana, o trigo tem diferentes proveniências, vem predominantemente de áreas mais secas, áridas, como Arizona, o mesmo da Itália, e que isso permite com que a Garofalo consiga a qualidade que desejam para o trigo. Altre domande? Mais alguma pergunta? Não. Ok, Carmen, you can go on. Ok, thank you. Grazie Lucia, grazie mille. Sei grazie stata a voi. Molto chiara. E penso, insomma, ci saranno sicuramente delle curiosità che verranno in seguito e ti contatteremo per questo. Grazie. Perfetto, allora adesso direi che è il momento di iniziare un altro viaggio in quello che è un po' il mondo del pastificio, in quelli che sono i nostri valori, il nostro modo di lavorare e un po' tutta la nostra visione. Então, agora começa uma outra viagem, que é a viagem no mundo da empresa, que vai falar sobre os valores, sobre o nosso modo de trabalhar. Ragazzi, vi saluto. See you next time. Ciao, Lucia, grazie. Ok, partiamo quindi da quello che abbiamo visto prima. Quindi quali sono, per riassumere, quali sono le fasi di produzione della pasta? Da dove si parte? Si parte appunto dalla fase di harvest and storage, quindi dalla parte di coltura di quello che è il grano duro, e da cui si raccoglie appunto il grano duro. Dalla fase di mollitura e quindi dalla semolina, da cui si ottiene la semolina. La terza fase è quella di impasto e di creazione delle varie forme di pasta. E l'ultima fase, come abbiamo visto dal video, è quella di essiccazione e impacchettamento e confezionamento, che porta poi sulle vostre tavole, nei vostri punti vendita di riferimento, quella che è oggi la nostra pasta. Então, aqui nós vemos quais são as fases de produção, que é desde a colheita, depois a origem da semolina, a criação de várias formas de massa, várias formas de macarrão, a secagem e a embalagem. A embalagem que depois, no fim, acaba tendo o produto que nós recebemos nas nossas casas. Partendo dal primo step, quindi dalla creazione, appunto dalla parte iniziale della pasta, la pasta è fatta in maniera molto semplice. Abbiamo due soli ingredienti. Il 70% è la semolina di durum wheat, quindi di grano duro, e il 30% è l'acqua. Acqua. Esatto, il 30% è l'acqua. Vai. Scusa. O primeiro passo é assim, saber como é feita a massa. É um processo muito simples. Nós só temos dois ingredientes, que é 70% de sêmola de trigo duro e 30% de água.
Quindi cosa fa poi la differenza tra un tipo di semola e l'altra? Quella che noi in garofalo chiamiamo semola eccellente e quindi la semola conosciuta come di qualità superiore è l'ingrediente principale affinché pasta garofalo sia una pasta di qualità differente. Cos'è la reale differenza nei piatti che poi andrete a preparare, andrete ad assaggiare? Questa qualità della semola di grano duro vi consente di avere la giusta combinazione di proteine che poi nella resa nel piatto è maggiore, quindi non necessita di alcuna aggiunta di proteine, come spesso accade con la pasta di grano tenero, la quale necessita aggiunta di uova, per esempio, o aggiunta di soia. O que faz a diferença da sêmola é que nós aqui em Garófalo chamamos de sêmola excelente, que é uma qualidade superior. E é a real diferença nos pratos que nós preparamos depois em casa, que permite a combinação, a justa combinação de proteínas, que é diferente do trigo macio, que precisa de ovos, de soja, acrescenta-se o ovo ou a soja. Poi si passa appunto al secondo step. Il secondo step è quindi la scelta di quella che è la migliore semola al mondo, la ricerca di quella che è la migliore semola al mondo e che, come vi dicevo prima, ci porta alla ricerca in tutto il mondo nelle zone più aride, quindi che dove il grano non è, lasciatemi dire, gonfiato dalle quantità di piogge, ma consente di avere una rete glutinica molto forte, ci porta una differenza così visibile come quella che vedete in questi due piatti. O segundo passo é a escolha da melhor sêmola, que, como nós já dissemos, nos levam a áreas mais áridas, onde o trigo ele não é inchado pelo número de chuvas, mas ele é mais seco, como vocês podem ver a diferença nesses dois pratos que estão no slide. Come vediamo, nel lato sinistro troviamo un piatto di pasta garofalo, il lato destro è un piatto di pasta preparato con le stesse macchine, nella stessa fabbrica, ma con una qualità di semola differente. La garofalo semolina a sinistra è una qualità media a destra. La resa nel piatto e il mantenimento del formato sono fondamentali, soprattutto per voi chef, voi futuri chef, che volete ovviamente avere un piatto non solo buono, ma anche bello. Aqui, como vocês podem ver, nós temos dois pratos. O prato da esquerda é a sêmola de alta qualidade da Garófalo. Da direita é uma qualidade média. E como vocês, chefes, querem, futuros chefes, vocês querem ver no prato não só a manutenção de todos os ingredientes, mas também não só um prato gostoso, mas um prato bonito. Il terzo step è appunto la preparazione dell'impasto e la trafilazione. Il terzo passo è la preparazione della massa, che è então la trafilazione. Quando l'acqua e la semolina iniziano a essere mixate, è lì che si crea il glutine. Prima di quel momento il glutine non esiste. Nesse terceiro, na preparação da massa, a água e a sêmola, quando elas são misturadas, é aí que acontece o glúten. Antes disso, o glúten não existe. Quello che vogliamo farvi vedere in questa chart è la differenza tra la trafilatura al bronzo e la trafilatura al teflon. Non è vero che è sempre meglio la trafilatura al bronzo, ma come un po' Lucia vi spiegava, esiste per ogni formato di pasta la migliore trafilatura.
Aqui nós podemos ver que nós queremos mostrar a diferença da trifilação em bronze e a trifilação em teflon. Nem sempre, como já foi dito pela Lucia, que nem sempre a trifilação em bronze é a melhor. Ma la grande differenza tra la trafila in bronzo e la trafila in teflon è che quando produciamo un formato trafilato al bronzo avremo la superficie della pasta molto più rugosa. Questo consentirà una resa nel piatto più... qualche domanda? No. Alguma pergunta? Alguém estava interrompendo? Ah, ok. Consentirà nel piatto di avere una pasta che attacca meglio al sugo. A diferença é que quando nós usamos a trifilação em bronze, a superfície ela fica um pouco mais rúvida e isso permite no prato que o molho fique mais impregnado na massa. Mentre con la trafila al teflon amiamo produrre quei formati di pasta che sono più adatti alle zuppe, per esempio, o ai brodi. E com a trifilação de teflon, nós vamos ter as massas que são mais adequadas para caldos, sopas. Noi in Garofalo produciamo più di 80 differenti di, tipi di pasta, forme di pasta, anzi siamo arrivati ormai a 101. e questa è un po' la nostra forza, andare a cogliere veramente la bellezza di ogni formato di pasta e associarla a una nuova ricetta, oppure ad una ricetta della tradizione della nostra terra o della terra anche di degli altri. Nós chegamos já a 101 formatos de massa. Então, essa é a nossa grande força, que é a de colher a beleza da massa e, ou da tradição da nossa massa, da nossa mesa, da nossa cozinha, ou da tradição de outros lugares. Volevo aggiungere un'altra cosa. Come vedete qui in basso a destra, poi cercheremo di farvi avere questi materiali. Abbiamo molto lavorato sulla comunicazione per quanto riguarda come la nostra pasta è fatta. Ci sono tantissime domande che oggi vi potrei esporre. Da dove viene la nostra semola? Come si fa la nostra pasta? E tutte le altre domande che oggi vi verrebbero in mente. Non, diciamo, il nostro momento di confronto non finisce qui. Attraverso questo sito potete vedere tutte le curiosità che potete avere riguardo al mondo della pasta, quindi alla tradizione, come possiamo vedere qui, a come veniva essiccata un tempo e come si essicca oggi. Quindi è sempre meglio una pasta fatta come da tradizione. Attenzione, perché la tradizione è questo, l'innovazione è quello che oggi vedete e avete visto nella nostra fabbrica, dove il ruolo dell'uomo è oggi fondamentale più di ieri, perché oggi l'operatore con la sua attenzione, con la sua cura, si accerta che tutto il processo avvenga nel migliore dei modi per fornirvi nelle migliori condizioni igieniche, nelle migliori condizioni qualitative, la pasta nelle vostre case. Como vocês viram logo no comecinho, tinha no cantinho direito inferior, estava escrito como é feita a nossa massa. Então, aqui vocês podem olhar todo o site para descobrir todas essas curiosidades e saber tudo como funciona. E como a massa é feita. E hoje, o papel do homem, ele é fundamental, mais do que ontem, inclusive, porque ele se certifica qual é a melhor maneira de produzir. Como vocês podem ver nessa fotografia, nem sempre a forma tradicional é o melhor método, tá? Como era feita e como é feito hoje através de maquinários. Então, hoje nós nos certificamos da melhor maneira possível, especialmente nas condições higiênicas da produção da massa.
Come potete vedere in maniera rapida, i nostri controlli iniziano da quando compriamo il grano e arriva il grano in Italia, fino all'acquisto del molino, fino alla lavorazione e all'arrivo della semola nella nostra fabbrica. O controlli inizia desde a compra do trigo, da semola, até chegar na nossa fábrica. Todos os passos, todas as etapas do controle feito sobre toda a produção. Ok, torniamo quindi alla presentazione. L'ultimo step è appunto l'essiccazione e il confezionamento. Quindi, dopo il processo di mix dell'impasto e quindi della creazione delle varie forme di pasta, dobbiamo ridurre la quantità di acqua dal 30% di cui parlavamo prima al 12,5 circa per cento. Non c'è una regola fissa per l'essiccazione e non c'è una temperatura fissa, varia sempre dal formato di pasta. C'è un diagramma che viene studiato attentamente dai nostri tecnici che consente il miglior risultato di quello che è il formato che sta per essere essiccato in quel momento. A secagem e a embalagem, que é esse último passo, depois que da mistura da massa, é a criação da massa, nós temos então que lembrar de reduzir a água de 30% até 12,5%. Não existe realmente uma temperatura para esse sistema, para esse processo. Tudo depende, a temperatura depende do formato da massa que vai ser produzida. Si passa da un minimo di 40 gradi a un massimo di 80 gradi, dipende appunto dal formato, come dicevamo, e dai tempi che abbiamo impostato. Então, isso vai de 40 a 80 graus e tudo depende do formato da massa e dos tempos que nós colocamos. Quando si parla di pasta al dente, cosa si intende per pasta al dente? Bisogna stare attenti a non confondere una pasta non cotta con una pasta al dente. Então, quando nós dizemos pasta al dente, o que isso significa? Não vamos confundir uma massa não cozida com a massa al dente. Qui possiamo vedere in questa area in basso, due vetrini in cui vediamo la cosiddetta prova dello spaghetto che noi amiamo fare perché è quella che ci consente di esprimere meglio cosa intendiamo per pasta cotta. Aqui nessas duas figuras nós podemos ver que é a prova do espaguete, que é uma coisa que nós gostamos de fazer, que vai nos determinar qual é o ponto da massa cozida. Come avete visto nel laboratorio abbiamo dei macchinari molto più oggettivi e complessi che studiano il diagramma del mantenimento del dente, come chiamiamo noi, della qualità quindi della pasta stessa. Ma qui abbiamo un metodo un po' più artigianale, se vogliamo, ma che è più facile da capire. Nós, no laboratório, temos maquinários complexos adequados para nos indicar quando a massa está al dente. Mas aqui, esse é um método um pouquinho mais artesanal, um pouco mais fácil de entender quando a massa está al dente. Prendiamo due spaghetti di due marche differenti e le portiamo esattamente a cottura. Come vediamo al lato sinistro, sul tempo di cottura Garofalo mantiene la sua forma e quella che vedete in centro è quella che chiamiamo l'anima dello spaghetto, che è perfettamente cotta. Quando andiamo dal lato destro, vediamo un'altra marca di pasta che è cotta con il suo tempo di cottura necessario, ma che, per quanto sia perfettamente cotta, perde completamente il suo formato.
Aqui nós vemos dois, vamos pegar dois espaguetes. Um que é o do lado esquerdo, que é da marca Garofalo, que mantém a forma mesmo depois do cozimento. Vocês podem ver que o núcleo da a alma do espaguete ele se mantém intacto. Do lado direito é uma outra marca, cozida no tempo determinado pela empresa, mas vocês notem que perde totalmente o formato. Adesso passiamo a quello che è la storia del pastificio Garofalo. Il pastificio Garofalo nasce nel 1789 a Gragnano, in provincia di Napoli. Vi mostro un video così potete vedere in maniera più divertente quella che è appunto la nostra storia. Então, nós vamos assistir agora um vídeo para ver de uma forma mais divertida qual é a história dessa empresa que nasceu em 1789. Si sente? Sim? La storia di Garofalo è legata in modo indissolubile a quella di Gragnano, eletta patria della pasta grazie a 5 secoli di produzione ininterrotta, artigianale prima e industriale poi. Non a caso fu proprio a Gragnano, su richiesta del re di Napoli, che avvenne l'invenzione dell'uomo di bronzo, il primo macchinario destinato a rendere più igienico e più rapido il processo di lavorazione. Gragnano, culla dell'industria pastaia, si sviluppa in un'area geografica ideale per la produzione della pasta, grazie alle sorgenti che nascono nei pressi della cittadina e ai venti che la attraversano, tanto che nel XIX secolo venne abbattuta e poi ricostruita per sfruttare meglio il suo asse eliotermico, trasformandosi in un'enorme macchina per l'essiccazione a cielo aperto. In quell'epoca i pastifici attivi erano già più di 100 e il 70% della popolazione era impegnata nella produzione di pasta. Garofalo è sempre stato protagonista di questa storia. Il suo nome compare già nel 1789, quando ottenne la licenza dal Consiglio Municipale per la produzione e la vendita di pasta di alta qualità, dando inizio allo sviluppo di quello che a breve diventò uno dei pastifici più importanti di Gragnano, con ben 2 stabilimenti. Uno per la produzione della pasta lunga e uno per la produzione della pasta corta. Da sempre Garofalo è un punto di riferimento per l'alta qualità del suo prodotto e dei suoi sistemi di produzione, oggi resi ancora più efficaci grazie al connubio tra la tecnologia e la sapienza artigianale accumulata nei secoli. La storia della pasta è la nostra storia. Per questo ne conserviamo gelosamente traccia a partire dal nostro nome. Garofalo, storico pastificio di Gragnano. Ok, vi mostro anche un altro video che parla della nostra qualità. Vou passar um outro vídeo que fala sobre a qualidade. Cosa rende Garofalo una pasta diversa? Le persone hanno una sensibilità speciale verso la pasta. Sono portatori di una conoscenza passata per generazioni da padre in figlio. E questa conoscenza profonda è passione. In Garofalo amiamo fare la pasta, soprattutto amiamo mangiarla. Il gusto è un fatto soggettivo, d'accordo, però la nostra pasta è la migliore perché la facciamo come piace a noi. Non ricerchiamo la perfezione industriale, anzi apprezziamo le differenze nelle piccole imperfezioni della trafilatura al bronzo. È come se ogni formato avesse una propria personalità. Lo vedi nelle forme, nel colore, nella capacità di restituire l'odore del grano e dà una consistenza ed un gusto che sono immediatamente riconoscibili alla bocca. Tutto ciò dà alla pasta Garofalo una precisa identità che intendiamo preservare senza mediazioni in Italia e ovunque nel mondo. Impieghiamo la migliore tecnologia industriale, ma vogliamo continuare ad essere artigiani e narrare da qui, da Gragnano, la storia di una pasta meravigliosa. Ecco.
Eccoci, riprendiamo. Quindi stavamo appunto parlando della storia di Garofalo. Aggiungo solo una cosa che mi diverte molto dirlo sempre. Garofalo nasce appunto a Gragnano. Gragnano, dovete immaginare, è una città industriale. È stata abbattuta e costruita per fare la produzione e l'essiccazione della pasta a cielo aperto. Come vedete in questa foto, la pasta veniva essiccata appunto a cielo aperto, in mezzo alle strade di Gragnano, grazie ai venti provenienti dalla montagna e dal mare. Si creavano queste correnti che venivano percorse lungo le strade appunto della città. Eu só quero acrescentar que justamente a empresa nasce em Gragnano, que é uma cidade industrial, que ela foi abatida e depois reconstruída. Como vocês podem ver, aqui a massa ela era pendurada nas estradas, né, nas ruas, e ficava ao ar livre para secar e recebia o ar tanto da montanha como do mar. Il pastificio era situato sin dal 1789 a Gragnano e lo è ancora oggi. L'unico stabilimento si trova appunto a Gragnano. Oggi la nostra azienda è parte per la metà, per il 50%, di una multinazionale che si chiama Ebro, ma a tutti gli effetti nulla è cambiato, perché la proprietà per noi rimane ed è il management, è ancora quello di sempre, quello che ha visto questo pastificio diventare un grande pastificio dagli albori. Desde 1789, essa empresa está em Gragnano, continua aqui e continua fazendo parte da cidade. Hoje, 50% é multinacional, de uma empresa chamada Ebro, mas para nós ela continua sendo mesmo, desde sempre, como management, como estrutura, filosofia, sempre a empresa che cominciò nel 1789, è sempre la stessa per noi. Gragnano è famosa in tutto il mondo ed è la culla della pasta, è la capitale europea, quasi direi anche mondiale, della pasta. E Gragnano è IGP, ne parleremo dopo. Vi voglio far vedere quella che era appunto la nostra sede nel 1900. Nel 1987 abbiamo creato la nuova sede, che è quella in cui siamo oggi, con continui momenti di espansione, per poi arrivare nel futuro a questa cartina qua in alto con questo enorme progetto di espansione che prevede lo sviluppo della città, di quella che è l'economia locale e di quello che è un brand su cui stiamo puntando moltissimo. Gragnano è o berço da massa, è a capital da massa, a capital europea, por não dizer a capital mundial da massa. E è un IGP, che nós vamos ver depois o que isso significa. Aqui nós temos uma fotografia da nossa empresa em 1900. Em 1987 foi criada a nova sede, onde nós estamos até hoje, e está sempre em expansão. E essa expansão prevê exatamente esse desenho aqui, esse gráfico, né, do futuro, que prevê o desenvolvimento não só da cidade, da economia local. La nostra capacità produttiva, come avete visto prima nella fabbrica, è fatta da 9 linee di pasta, 3 di pasta lunga, 5 di pasta corta e una di formati speciali, i nidi, quelli che avete visto prima produrre. La fabbrica lavora 7 giorni a settimana con 3 turni al giorno e lavorano all'interno della fabbrica 150 operai. A capacidade produtiva, como nós vimos antes, tem então 9 linhas, sendo que 3 para massa longa, 5 para massa curta e uma para formatos especiais, como nós vimos antes, aqueles ninhos. A empresa funciona 7 dias por semana, tem 150 funcionários em 3 turnos diários.
Brevemente, il lancio in Italia del brand è avvenuto negli anni 2000, quindi nel 2002, in cui in Italia è stato lanciato il brand Garofalo con un concetto completamente diverso, un concetto nuovo, con un pack totalmente trasparente, perché il nostro concetto era: non vogliamo nascondervi nulla. La pasta potrebbe avere dei difetti, ma noi siamo sicuri della nostra qualità e ve la vogliamo mostrare. O lançamento da marca foi em 2002, que houve esse brand Garofalo, que é um conceito novo da embalagem transparente. Mesmo que a massa contenha algum defeito, o objetivo era esse. Nós não queremos esconder nada, queremos mostrar tudo. Oggi Garofalo è presente in più di 85 paesi al mondo. Quindi siamo fieri di aver partecipato e di continuare a fare grandi cose, a creare quella che è l'evoluzione della marca. E anche grazie a voi che oggi stiamo riuscendo a raccontarci sotto un altro aspetto, anche quello di educazione in un mondo che a volte, insomma, viene visto solo come brand. Noi ci teniamo in questo. Nós estamos presentes em mais de 85 países e somos muito orgulhosos de fazer grandes coisas, inclusive nos apresentar a vocês, porque graças a vocês é que nós estamos presentes e podemos apresentar todo esse brand. Que para nós o brand não é a coisa mais importante, mas é realmente participar e fazer coisas novas e coisas boas. Velocemente vi voglio dire qualcosa sulla pasta di Gragnano IGP, quindi indicazione geografica protetta. La pasta di Gragnano è l'unica varietà di pasta secca ad essere riconosciuta come IGP dalla Commissione europea. Gragnano nasce appunto, testimonia la storia e i metodi di produzione di una pasta diversa, di una pasta unica. E ci sono delle regole che bisogna seguire per essere parte del consorzio di Gragnano IGP. A massa di Gragnano IGP, che IGP, scusi, può ripetere, è IGP, è l'indicazione geografica protetta. È che è indicazione geografica protegida. È la unica varietà di massa secca a essere riconosciuta pela Commissione europea come IGP, come essa massa di garantia protegida. Nasce para testemunhar a história e os métodos de produção da massa. A massa ela deve ser produzida na cidade de Gragnano. Para a produção da massa, então, são necessários esses maquinários. Ela é produzida por empresas aderentes a esse consórcio de Gragnano IGP. Giusto per rendervi partecipe dell'evoluzione di Garofalo in Italia. Quindi dal 2003 ad oggi Garofalo è il terzo brand nel mondo della pasta in Italia, che potete immaginare quanto sia grande. Aqui desde 2003, para vocês terem uma ideia da evolução da marca, desde 2003 até hoje, a massa Garofalo é a terceiro brand de massa na Itália. Vocês podem imaginar quantas marcas tem na Itália. Nós somos o número 3. Oltre a questo, diciamo, Garofalo produce non solo pasta standard e quindi la pasta di semola di grano duro, ma anche la pasta integrale, pasta e legumi, la pasta biologica e la pasta gluten free. E abbiamo anche altri marchi che sono sempre di proprietà del pastificio e quindi tra cui Russo di Cicciano. E poi tanti altri prodotti che fanno parte del nostro pacchetto, diciamo, di prodotti. Oltre a questi, pasta fresca, la linea etnica, le farine, l'olio, gnocchi e tutto ciò che è appunto il mondo dei rossi, quindi dei pomodori. Nós
não construímos, não produzimos somente massa padrão, mas tem as massas frescas, a massa integral, o nhoque, azeite e toda uma linha de outros produtos que nós produzimos. Ok. Prendiamo. Io ho finito la mia presentazione. Eu terminei a minha apresentação. E se ci sono domande rispondo volentieri, altrimenti passo la parola a Marilena. Se houver perguntas, eu com prazer responderei, se não eu passo a palavra para Marilena. Ok, grazie a tutti. Obrigada a todos. Allora, ciao a tutti. So che non abbiamo todos. Molto tempo e quindi cercherò di essere rapida andando a toccare quelle che sono le principali campagne marketing che abbiamo portato avanti negli ultimi anni per il mercato internazionale e qualcuna per l'Italia. Eu sei que não temos muito tempo, então eu vou tentar ser breve e eu vou falar sobre as campanhas que nós levamos adiante no mercado internacional e na Itália. Ok, vedete meu schermo? Sim. Ok. Allora, la prima campagna che voglio raccontarvi è anche un po' l'embrione di quello che stiamo facendo oggi con voi, che è Garofalo Inspires, un progetto lanciato a giugno 2019 dedicato agli chef. O che io quero falar hoje con vocês è esse progetto embrionario che nós começamos in giugno di 2019, che è o Garofalo Inspires, che è dedicata aos chefs di vari paesi. Sì, è stato dedicato agli chef di tantissimi paesi, Spagna, Francia, UK, Albania, Brasile, Belgio, Canada e USA. Per partecipare a questo concorso, i chef di ciascun ristorante dovevano elaborare una ricetta speciale con la pasta Garofalo, includere la ricetta nel loro menù e mantenerla fino a settembre 2019, quindi per circa 4 mesi. Inserire il logo Garofalo all'interno del menu e spingere i consumatori a condividere la foto della ricetta su Instagram usando l'hashtag Garofalo Inspires. Para participar dessa competição, os chefes de cada dos restaurantes deviam elaborar uma receita especial com a massa Garofalo, incluir a receita no menu deles e mantê-la até setembro de 2019, mais ou menos 4 meses, e inserir o logo Garofalo no interno dentro do menu e pedir aos consumidores de compartilhar a foto da receita no Instagram usando o hashtag Garofalo Inspires. È stato un grandissimo successo perché hanno partecipato oltre 100 chef provenienti da tutto il mondo e poi una giuria composta da esperti del settore, quindi membri dell'Accademia di Coromito e di Garofalo, ha selezionato le migliori ricette in termini di originalità, ingredienti, impiattamento e foto. Foi um grande sucesso e participaram mais de 100 chefs e jurados que o júri era composto por especialistas do setor, membros da Academia Nicoromito e de Garofalo, que selecionou as melhores receitas em termos de originalidade, ingredientes, como foi empratado, como foi colocado no prato, a apresentação e a foto. Qui potete vedere alcune foto delle ricette che hanno partecipato al concorso. Sono giusto degli esempi per farvi vedere, diciamo, il livello qualitativo. C'è anche Luis Felipe che immagino voi conosciate. Aqui sono alcune foto dos pratos, das receitas che participaram, e só para mostrar para vocês o nível de qualidade, né? Existe também uma receita aqui, uma foto do Luis Felipe que talvez vocês conheçam. I vincitori hanno avuto una grandissima opportunità, hanno partecipato a un master in pasta all'Accademia Nicoromito.
che ha previsto moltissime ore di laboratorio proprio sia teorico che pratico sulla pasta, oltre poi a delle cene presso i ristoranti degli ex studenti dell'Accademia Nico Romito, quindi hanno potuto anche assaggiare, diciamo, i risultati di studenti che hanno studiato in quella scuola. E poi c'è stata anche un'occasione molto bella, molto importante, che è stato il pranzo proprio al Reale, che è il ristorante di Nico Romito, 3 stelle Michelin. Os vencedores, eles tiveram uma grande oportunidade de participar um master na massa da Academia Nico Romito, que abrangia várias horas, né, 32 horas de laboratório, mas todas as práticas educacionais e instrutivas, 5 noites de apresentação num hotel, 4 jantares nos restaurantes dos estudantes da Academia Nico Romito. Eles puderam ter a oportunidade de saborear todas as receitas, e depois um almoço no restaurante de Nico Romito, que é um restaurante 3 estrelas Michelin. Abbiamo ottenuto risultati molto significativi con questa campagna, condividendola sui nostri social. Abbiamo avuto sia risultati organici, come potete vedere da questi numeri. Nós tivemos ótimos resultados, tanto no número orgânico, no número dos resultados conseguidos sem nenhum investimento, e nós podemos ver então aqui quais foram os resultados, que combinação de resultados. Sì, a risultati significativi grazie ad una campagna sponsorizzata sui social di tutte le countries. Os ótimos resultados também foi por causa dos investimentos dos patrocinadores de vários países, como vocês podem ver aqui. Qui potete vedere alcune delle stories che sono state condivise durante quei 5 giorni di corso, perché questo progetto è veramente diventato virale. Tutti gli chef durante il master hanno postato, ricondiviso e ripostato contenuti e stories tramite il loro account Instagram. Aqui nós podemos ver algumas fotos do Garofalo Inspires, que acabou sendo viral. Todos os chefes durante o Master, eles postaram, compartilharam, recompartilharam conteúdos e histórias através das suas contas de Instagram. E una cosa molto bella è che molti dei partecipanti, molti chef, sui loro account Instagram hanno inserito di essere ambassador di pasta Garofalo. Uma coisa muito boa, muito linda mesmo, foi que vários chefes colocaram nas suas contas de Instagram que eles eram embaixadores da pasta Garofalo. L'ultimo giorno gli chef hanno dovuto affrontare un esame che consisteva nel creare una ricetta usando la pasta Garofalo, il formato che preferivano, e il pomodoro. La commissione era composta da Nico Romito, Rosa Moraes, che tutti quanti conoscete bene, e membri del team Garofalo. È stato un momento molto emozionante per tutti i partecipanti, un momento dal forte valore umano e professionale. No último dia, todos os chefes, eles tiveram que passar por um exame que consistia em criar uma receita especial usando a massa Garofalo da escolha deles e tomate. A comissão era composta por Nico Romito, Rosa Moraes, que todos vocês conhecem, e mais algumas outras pessoas da Garofalo. Questi sono i piatti che gli chef hanno presentato alla commissione. Esses são os pratos que os chefes apresentaram à comissão. E questa è la foto finale. Essa é a foto final. Allora, come vi ho anticipato, questo progetto non soltanto prevedeva il master in pasta all'Accademia Nico Romito, ma era proprio in partnership con l'Accademia Nico Romito. Como eu já falei, esse evento era da Academia Nico Romito e mais a empresa Garofalo. Questo perché noi siamo da sempre, da quando è nata l'Accademia, dal 2011, partner della Nico Romito Formazione.
che è una scuola per giovani chef voluta da Nico Romito. Isso é porque desde 2011 nós somos parceiros da Nico Romito e para a formação de jovens chefes dessa escola de formação. Questa partnership nasce dall'obiettivo comune di contribuire concretamente alla formazione dei giovani professionisti che, grazie al proprio lavoro, diffonderanno la cultura italiana del buon cibo nel mondo. Esse accordo ele nasce do objetivo comum de contribuir concretamente para a formação de jovens profissionais que, através do próprio seu trabalho, vão divulgar a cultura italiana da boa comida, da boa alimentação no mundo. Nico Romito, que imagino conosciate, é um chef 3 stelle Michelin ed è stato nominato tra i 5 chef in Italia. Ha fondato il suo ristorante Reale in un edificio storico ed è presente questo ristorante in Castel di Sangro, che si trova in Abruzzo, nel sud Italia. Nico Romito, ele è un chef di 13 stelle e ele è uno dos 5 principali chef da Italia. Ele fundou o seu restaurante chamado Ristorante Reale in Castel di Sangro, che è una località na região di Abruzzo, no sul da Italia. Come vi ho detto, ha fondato questa accademia nel 2011 e si è focalizzato sul cibo tradizionale e sulla qualità delle materie prime. Ele fundou essa instituição em 2011, essa academia em 2011, e dedicando-se ao mundo da alimentação, da alta cozinha, e está focado principalmente na alimentação, na comida tradicional e na qualidade das matérias-primas. Abbiamo lanciato con Nico Romito anche un importante progetto che è Unforgettable, è un'enciclopedia del gusto, in cui Nico Romito spiega tramite dei video come cucinare delle ricette tradizionali che si possono tranquillamente fare a casa. Foi iniziato un progetto chiamato Unforgettable, che è está ligado ao sabor e como ele vai ensinar como preparar receitas, que são receitas tradicionais que podem ser tranquilamente realizadas, efetuadas em casa. Adesso invece vi racconto una campagna internazionale che non è dedicata agli chef ma ai consumatori e che è stata per noi una campagna molto importante. Si chiama The World is Our Sauce. Eu vou contar agora para vocês uma campanha que não foi criada para os chefes, mas sim para os consumidores e que é muito interessante e que se chama The World is Our Sauce. Questa campagna è stata lanciata nel 2020 ed è dedicata agli italiani all'estero. Questo perché avevamo l'esigenza di parlare a un target prioritario, omogeneo in tutti i paesi, che potesse trasformarsi nella voce di Garofalo tra i locals. Esse projeto começou em 2020, quando foi decidido de lançar uma campanha dedicada aos italianos no exterior. Por que os italianos? Porque nós tínhamos uma exigência de falar a um target prioritário, homogêneo em todos os países, que pudesse se transformar na voz de Garofalo entre os locais. Quindi gli italiani dovevano diventare ambassador di pasta Garofalo tra i modern culinary explorer. Chi sono questi modern culinary explorer? Non solo esperti di cucina, ma curiosi in generale, tra 25 e 55 anni, di livello socioculturale abbastanza alto, che mangiano spesso a casa, ma cercano un'esperienza culinaria soddisfacente. Esse projeto é para os imigrantes italianos que têm uma educação elevada e que pudessem se transformar
embaixadores da massa Garofalo entre os Modern Culinary Explorers. O que são esses Modern Culinary Explorers? Não somente especialistas de cozinha, mas curiosos em geral, homens e mulheres entre 25 e 55 anos, que tenham um nível social bom e um nível social sociocultural médio alto. Maravilhoso, isso é muito bom. Uma experiência culinária satisfatória, que muitos doando comem em casa, que não frequentam tantos restaurantes, mas que, por favor, podem desligar o microfone e que tenham um sincero interesse para a alimentação de qualidade na sua história e no seu preparo. Qual era il nostro obiettivo con questa campagna? Sviluppare uno storytelling legato al concept The World is Our Source che posizionasse Garofalo come un brand di pasta premium in grado di distinguersi dai concorrenti. Che cosa rappresenta The World is Our Source? Rappresenta l'apertura di pasta Garofalo ai sapori del mondo. Qual era o objetivo dessa campanha, The World is Our Source? Desenvolver um storytelling ligado ao conceito do The World is Our Source, que posiciona Garofalo como uma marca de massa premium, capaz de se distinguir dos principais concorrentes pela qualidade do produto, os valores da marca, e representa a abertura da massa Garofalo para os sabores do mundo. Quindi rappresenta in pieno quella che è la nostra filosofia. Noi sappiamo fare la pasta, quindi noi vi diamo il meglio di quello che secondo noi è il prodotto pasta. Voi però dovete mescolarlo con i vostri ingredienti, con i vostri usi, con il meglio del vostro paese. Nós sabemos fazer a massa, nós vamos dar para vocês a massa, a receita, e vocês têm que misturar essa massa, esses ingredientes, com os melhores ingredientes que vocês têm no país de vocês, para poder criar receitas novas. La campagna era formata da tre momenti. Una video strategy che raccontava la storia di persone che erano appunto italiani emigrati all'estero, che si erano perfettamente integrati nelle città ospitanti, ma che erano comunque fortemente legati alle tradizioni culinarie italiane. Esse World is Our Source è composto di tre punti. Il primo era una video strategy, onde nós contávamos histórias verdadeiras de pessoas reais, italianos que tinham emigrado para o exterior e que tinham criado, tinham se ambientado bem no país que os hospedou, porém criaram sempre novas receitas, receitas revisitadas e receitas com novas culturas encontradas. O segundo format era Food and Flags, e praticamente riproduceva con gli ingredienti le bandiere locali. Quindi con questo format noi volevamo celebrare la simbiosi tra la nostra pasta e il mondo. La seconda era Food and Flags, e con questo formato noi celebramos la simbiosi entre la nostra massa e la massa del mondo. E l'ultimo era fatto da ricette. E con questo format abbiamo voluto celebrare la contaminazione tra la nostra pasta e i vari gusti e le esperienze locali. Allora, la terza parte era di receitas, che con questo formato noi quisemos desenvolver un storytelling celebrando la nostra mensagem che promuove la contaminazione dos gostos e esperienze. Questi sono esempi dei vari formati che vi ho raccontato, Food and Flats e Recipes. Esse são alguns formatos que eu contei sobre receitas, formatos. Vi dico l'ultima cosa perché so che è scaduto il tempo e vorrei lasciare la parola a Valentina. Noi abbiamo portato avanti questa importanza che abbiamo dato agli italiani all'estero creando una community. Perché secondo noi è molto importante avere un gruppo, una community con cui condividere le nostre esperienze, ma che condividano anche tra di loro le loro esperienze.
nós criamos, nós damos muita importância às communities, e a comunidade, as communities dão a possibilidade de criar um espaço de segurança psicológica, onde as pessoas se sintam aceitas justamente em virtude das suas diferenças. Questa community si chiama Amici per la Pasta ed è appunto un gruppo Facebook in cui noi diamo degli spunti agli utenti che fanno parte di questo gruppo, ma soprattutto gli utenti di questo gruppo condividono tra loro suggerimenti, consigli, ricette. Esse gruppo si chiama, essa comunidade si chiama Amigos para Amigos da Massa, e nós realizamos então um grupo Facebook com o objetivo de criar essa comunidade de italianos no exterior, que tem um espaço entre os amantes da cozinha e a nostalgia, a saudade da Itália possam se encontrar. Eles podem trocar receitas, conselhos, lembranças. Então nós idealizamos uma série de rubricas que dão aos usuários pontos de conversação, de tips e sugestões, dicas, sugestões. Ok, vi voglio raccontare giusto un esempio di una campagna che abbiamo fatto in Italia, perché secondo me è molto rappresentativa del brand, di chi siamo. Eu vou contar para vocês a respeito de uma campanha que nós fizemos na Itália, porque ela é muito representativa daquilo que nós somos. Negli ultimi anni in Italia moltissimi consumatori hanno chiesto sui social, tramite il passaparola, ma anche in radio, in TV, che i produttori di pasta mettessero i tempi di cottura ben visibili sul pack. Durante os últimos anos, os usuários, os consumadores, principalmente através das redes sociais, pediram que os produtores colocassem, os fabricantes colocassem no pacote exatamente de forma bem visível o tempo de cozimento, quantos minutos aquela massa deveria cozinhar. In particolare, un utente su Instagram ha pubblicato la foto del nostro pacchetto con su scritto con un pennarello nero 13 minuti e nel copy ha scritto Garofalo, così lo dovete scrivere il tempo di cottura. Un consumidor, ele no perfil dele de Instagram, ele publicou uma foto da nossa embalagem com escrito bem grande 13 minutos e depois indicou Garofalo, é assim que vocês têm que indicar o tempo de cozimento. Noi abbiamo deciso di ascoltare i consumatori e abbiamo inserito sul mercato il pacchetto di pasta proprio con la stessa grafica proposta da questo consumatore, ringraziandolo per aver proposto questa grafica e dicendo: cercatori di tempi di cottura, questo pack è per voi. E noi usiamo giustamente essa grafia desse consumidor e nós lançamos esse pacote no mercado para dizer, olha, esse daqui é assim que deve ser, é esse o tempo que deve ser usado para o cozimento da massa. Questo è un gesto molto importante perché, come vi ha raccontato Carmen, il PEC per noi è trasparenza, è la nostra identità. Quindi andare a modificare così tanto il PEC è per noi un gesto significativo. Ma questo lo abbiamo fatto perché per noi ascoltare i consumatori viene prima di ogni cosa. Ouvir o consumidor para nós vem antes de toda e qualquer coisa. E mudar um pacote para nós, uma embalagem, é muito difícil. E a embalagem é muito importante, porque para nós é totalmente transparente. Porém, nós quisemos ouvir esse consumidor e nós usamos exatamente a grafia que ele usou. Ok, io mi fermo qui. Ditemi se ci sono domande. Io vou parar por aqui, por favor, se houver alguma pergunta. No? Allora lascio la parola a Valentina. Então eu deixo a palavra para a Valentina. Boa tarde a todos.
Na verdade, me parece que o tempo não seja suficiente para poder fazer uma apresentação sobre a presença da Garofalo e o mercado da massa no Brasil. De acordo com o professor André, parece que podemos fazê-lo no início da próxima aula ou no fim, enfim, como fica melhor. Acho que eu não tenho muitas coisas para falar, mas acho que são interessantes porque vocês vivem nesse país, então é bom entender como tudo que a Carmen e a Marilena falaram sobre o posicionamento da marca, os valores da marca, a massa, o trigo duro, o que não é o de trigo duro, o que mais será, como se reflete, como que a gente vê isso e vive isso aqui no Brasil. Eu estou aqui no Brasil há 16 anos e trabalho na Garofalo, com a Garofalo há 11 anos. Sou italiana e o consumo da massa está no meu DNA. Então, além de conhecer bastante como consumidora, como elas já falaram, é impossível não se apaixonar por essa empresa. O mercado brasileiro, realmente, esse país tem um potencial enorme, tem recursos grandes que realmente, com a inspiração de todos vocês, que serão os futuros chefes, e também como consumidores, vão resaltar tudo o que nós queremos que seja com o uso da nossa massa, da qualidade do produto, misturada com essa cultura, com esse povo que é maravilhoso realmente. Acho que isso tudo merece um pouquinho mais que 3 minutos de tempo que talvez nós temos hoje aqui. Então, preferiria deixar realmente para a próxima vez. Então, gente, nós hoje fizemos aqui o nosso terceiro encontro já na Dual com a Garofalo, uma grande satisfação para nós da Ânima ter todos da Garofalo aqui hoje. No próximo mês, no dia 13 de novembro, estaremos juntos novamente no mesmo horário, a 13h aqui com o chefe Michele no nosso próximo encontro. Ornella, você pode abrir seu vídeo? Eu gostaria que todo mundo visse aqui a nossa grande tradutora de hoje, que fez com que todos pudessem. Ornella, muito obrigado. Muito obrigada. Graças. É dia Ornella, 10 de novembro, professor André, não 13. Desculpe, gente, dia 13 de outubro é hoje. No mês que vem é dia 10 de novembro. Ornella, maravilhosa. Dia de novembro e não entregue. Sim. Ornella, então, como última função, agradecer muito a presença da Garofalo da Itália aqui conosco. Foi uma viagem espetacular em todos os sentidos. Rosa está aqui até agora também comigo, a gente vibrando aqui nos bastidores. Pode complementar que estamos todos vibrando muito, Ornella, por favor. É que é stata una presentazione stupenda, un viaggio meraviglioso, e sono tutti felicissimi di questa giornata di oggi. Então, graças. Gente, em breve subirei esse vídeo aqui no YouTube, aqui no nosso do Turismo e Hospitalidade da Ânima, certo? Assim que tiver o vídeo lá no YouTube, vou colocar amplamente nas redes sociais o link para quem não assistiu hoje assistir, fale para os coleguinhas que não viram hoje e para vocês reverem também a viagem que a gente fez hoje aqui por Gragnano, por Abruzzo, que Carmen e Marilena nos proporcionaram em Valentina. Muitíssimo obrigado. Obrigada a vocês. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie, buonasera a todos. Grazie. Ciao, buonasera, gente, un abbraccio. Arrivederci. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, gente, ciao, buonasera. Alla prossima. Alla prossima.